Il consiglio direttivo della Camera di Commercio di Palermo si dimette in toto. Oltre ad Alessandro Albanese, presidente pro tempore in sostituzione di Roberto Helga, altri 6 membri firmano il documento di dimissioni. Il presidente di Confindustria è stato chiaro: non ci prestiamo ai giochi della politica che vuole commissariare la Camera di Commercio. Un commissariamento politico non esiste, non lo accettiamo. Noi non siamo abbarricati sulle poltrone, siamo degli imprenditori, perché i rappresentanti alla Camera di Confindustria sono tutti imprenditori e imprenditori seri. Per questo motivo sbattiamo la porta e ci dimettiamo prima. Poi, se arriverà un commissariamento, dovranno spiegare le motivazioni del commissariamento, perché comunque la Camera, il Consiglio Camerale continua fino a quando non ci saranno i 2/3 in atto. Perciò noi intanto però diciamo che un commissariamento fuori dalle regole, le cose si fanno all'interno delle leggi e delle regole, un commissariamento sarebbe fuori dalle regole. Nel frattempo arriva la risposta del presidente di Confartigianato Nunzio Reina all'attacco del presidente della regione Rosario Crocetta, che lo aveva definito persona inaffidabile per le sue vicende di 15 anni fa, quando, per non pagare la richiesta di Pizzo, si rivolse al boss della zona e non alla magistratura. Io penso di essere in buona fede, di aver fatto bene il mio lavoro e con dignità. Accetto, il mio malgrado, tutto questo, però quello che io chiedo, e lo chiedo ai giornalisti, lo chiedo a tutti: se io ho manco di requisiti morali, se io non sono quella persona che tutti immaginano, ditemelo apertamente, che io farò non un passo indietro, ma 10 passi indietro e andrò via.